M'è cascata la moglie nel fuoco, non so se la levo o se la ricopro, ma la cosa è andata così, ho deciso la voglio coprir. La 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 la. Quest'anno le raccolte in Casentino sono state abbastanza favolose. Non c'è mancato né il pane né il vino, le frutte d'ogni genere e altre cose. Generose sono state le mele, le fungate e le castagne, che arricchiranno tutte le montagne. E le castagne, che arricchiranno tutte le montagne. Così diceva Pietra Maddalena, poi dopo avvegli e basta con gli stenti. Domattina ci si impegna, sotto casa si vendemmia, e te Peppino prepara l'acqua e metti a mondo il vino. E te Peppino prepara l'acqua e metti a mondo il vino. E infatti la mattina avanti giorno preparano i ronchetti e le paniere, l'asciuga coi bigonci già in frastorno, oggi sta vendemmia a mezzo il podere. Disse vista, guarda questa, la scena più di una cesta, che meraviglia. Quest'anno qualche sbornia la si piglia, che meraviglia. Quest'anno qualche sbornia la si piglia. Eccola la massaia, corre in fretta, col pane, col baccalà, con la polenta. Lavate e sciacquatevi le mani, che questa tappa sta anche per merenda. Per stasera io non ho voglia, vi farò una buona sfoglia di maccheroni. Fateceli buoni di maccheroni, sgambetta vista, fateceli buoni. Allora che va su la massaia, dicendo nuovo solo e non mi basta. Lei prende la stagnola e lì ti mena, e insieme un po' la sta più quella pasta. D'ogni parte rimbrindelli per farci tagliatelli, funghi e cipolle. Soffia chiarina che il paiolo è molle, funghi e cipolle. Soffia chiarina che il paiolo è molle.
io li mangio. Io sono stata cetica e ragiono, e l'ho ben vista la vita che fanno. Mettano tre castagni in un paiolo e con quell'acqua la minestra fanno. Così di tonso e tribolo un sossolo, con quella si divertono tutto l'anno. Ci mangiano l'inverno anche l'estate, a forza di polenta e di patate. O montano chi tatti tutto denti, le brice cotte i marroni roventi, o piani cianchi latti tutta fuori, i rapicatti son cibo da poi. Una volta si andava a rubare i fichi giù per balenare, erano noi. Ora lo avviso di casa. E devo dire che sono stati. La stagione non è stata. Qui c'è le pere spadone di prata, lì. L'ho mangiata una. L'ho mangiata una di quella volta. Aventati. Alfonso, che vuoi da te? Dammi una pera. Sono piccolose così, ma dammi una pera. Dammi una pera. Somma sono sommature anche nove di questo. Va bene, non bisogna, ma lo so. Sta venendo anche la neve, infatti chiude così e No, no, questo è esposto proprio bene. Questo è esposto benissimo come posto. Poi che ha è una panoramica Sì, sì. Io arronco. Sì. No, io ho fatto per portarsi lì dietro. Sì. Hai visto?
e le già spiegato, la croce è lì in mezzo, la c'è già, però si sa farla. Qui si sta facendo la croce per metterla al grano, come usava, almeno come usava nelle nostre tradizioni, semplicemente, senza tante cerimonie, con l'olivo benedetto, la frasca d'olivo benedetto che si trova lì. E serviva per buon auspicio, diciamo. Sì, era un auspicio di essere protetto dalla grandine, dalle intemperie, dalla siccità, come erano le credenze, e poi senza danneggiare. Anche pulito, senza ferci, senza spine, senza niente. Questo è l'olivo benedetto preso per la Domenica delle Palme. Questo per la Domenica delle Palme, per solito da noi viene benedetto l'olivo, poi distribuito a una fraschina per ogni famiglia. E per il grano deve essere utilizzato questo qui normalmente. A posto. Alle pastosa, la freccia. Questa è proprio la. Già tutto questo spinato, ha tutto questo campo di grano così bello, rigoglioso, unito. Guardate, ci piace. Ma il gancio lo mette dietro al gancio? Sì. Il gancio.
è stata una di clicchiava. Il Marco, quando si andava nella tenda, la clicchiava. No, andava fasciata. Non si poteva portare la faccia. Così. La faccia. Fasciata con lo straccio, sì. Oggi nel sole, sa? Oggi di peggio, Ma per farmi lavorare lì ci vuole il sole. Se piove si può fare. Bisogna lasciarlo fare. Ma lei l'ha già mietuto il grano qualche volta? Porca loca. Il mestiere lo sa lei del mettere il grano là? Certe volte si battono lassù nelle montagne, si battiva. E dicevano quando pioviva che si faceva il sumaro. E allora c'era della gente che era diavolo quando si battiva il grano, no? Sì, la macchina era uguale. Quando le mollo mi lasciava più lì. Ma a Mietri ti ha mietuto te qualche volta, sì? Perché? Te a Mietri, sei stata opera. Madonna, il grano, io sono stato 5-6 anni e 7 da Siena a Mietri. Anche con tuo Marco una volta. Ma Marco, tu, Marino, c'era qua lì il stesso posto, ma tu da un contadino all'altro. Come mai a Siena? Perché a Siena? A Siena. Ma come mai a Siena? Perché a Siena? Perché? Perché a Siena e non da un'altra parte? Se andava a Siena a Mietri, perché se stava bene a Siena che ne va andando. Ah. Nel Valdano i contadini erano più. Allora dice andiamo a Siena perché si sta meglio. A Siena si metteva meno che nel Valdano, capito? Nel Valdano c'erano le passate e lì una passata per uno, c'erano quelli che andavano all'ultimo senza arrivare, capito? E poi lo Silvio gli mostrò una mano al padrone, dopo ci. Al contadino, dicevo là, l'ho messo a posto io, quando è venuto vicino e gli faccio tagliare una mano, dopo ci ritorno giù a Mietri, dopo un po' ci va più, perché i contadini, ma cosa, l'erano bibita. Invece noi se ne sono uno, scusami, gli Estellone, a sopra la stazione di Siena, su. E se andate in piazza e se potete la tira, dopo viene questo, dice. Se vuoi venire con me, però era 7-8 giorni soli. Io vado la mattina, era il sole alto, era più delle 8. Dici, ho detto che il casino dorme dopo. Via, io lo busso, se levo, dice, guarda, mi disse, finché intettiamo io, te, dormi, perché a me dice, se va, sono io padrone, mi dice. E le 8, le 9. A Mietri alle 11 si mettiva, perché era suo, no? Era sì, pochino, sì. No? Lui dice, basta noi mettere un po'. La sera c'era una pista da ballo. Madonna del Dio, le donne balla tutta la sera. Se dice tanto, dice che può ballare, tanto se va a Mietri ci fa tardi. Infatti. Era fare così. Anche 20 di casa, le 20 sacchette di casa si parte. A piedi, di qui, a piedi. Siena, se andava via dopo mezzogiorno di qui, se si pescava la montagna si andava a Montevarchi. A Montevarchi ci si riposava, c'era sette piante là vicino alla stazione. Quando si era dormito un po', si ripartiva, a mezzogiorno si era Siena, in piazza Siena. Allora lì veniva i contadini, veniva i padroni, i fattori. A pigliarci, ci guardavano anche con le mani perché. Se c'è i cagli o no, Chi c'è i cagli? Ma tu sa Mietri, quello tu sa Mietri. Ma Stellone li conosceva, capito? I contadini, perché c'era stato il carabiniere a Rosia giù, li conosceva parecchi, Ma dove a Siena? A Siena? Dove vi trovavate con i padroni? In che posto? In piazza. In piazza. Dove fanno il palio? Sì, no, un po' più in giù, c'era una tietina, ma c'era la questione dei 50 metri. Ma ne facevano il palio su, c'è una strada giù a dritta, se andava giù
la pigliava giù, si trovava, c'era i manicomi su quelle parti di su, dopo si andava a Rosia di lì, con qualcosa lì. E a Bietri dopo 2 o 3 anni sono stato vicino al campo di aviazione, di Siena. Siamo negli anni, in che anni? Più o meno. Dai Marcomogli, di 50, di 52 anni, parecchio. Dopo ci sono stato più, dopo che mia moglie no. Dopo in Sardegna siamo stati a tagliare, a cuocere. Al boscaiolo? Eh sì, io sempre il boscaiolo. Ma meglio era il boscaiolo o era andare a fare a Mietere? Era meglio a Mietere all'epoca. Anche a Mietere della fatica. Sì, Ecco a fare il boscaiolo. Noi se andava in Sardegna si stava 5-6 mesi, secondo. Quando la spiazzatura si tagliava il coso, si tagliava la legna e dopo si cuciva. Sì. Faceva carbone. Non tanti, lì no, c'è Litto, sì, Litto e Marino c'erano, quello che era avanti, quello che era salutato. Sì, sì. Loro, siamo noi rimasti, dopo che l'altro ci rompono un po' di tutti. Senti come versa quel micco. La volta è la sua, sono i cavalli. Mi aggiungi a lei. Con la faccio tenaia una volta. Quando passo le e poi giù avanti con la faccia indietro e o se con un verde una chilometra o se un bicchiere di tacchi di... andava a fare un pezzo di legno, no? Un bicchiere, vai, sì. Basta. Ma quello è mietato, no, c'è bella una scopata, no, questo no, ci vedono.
ha messo la, la fune era in sedimento, no? Una volta così veniva fatto, proprio così, quando si batteva? Si metteva le mani, dopo si batteva quelli e si si rimattiva quelli battuti. Mentre si batte, si figliano, si mette quelli, sennò va via il grano. Sì, Perché da lì... Doni. Mi lasci i Marino, fatemi dire che io non lavoro mai. Oh, camarò. Hai lavorato, mi dice a me. Io avrò avuto 13-14 anni così, insomma. Ho continuato fino al 56. Non era un divertimento, insomma, si faceva per fuori. Non era un divertimento, era proprio perché si doveva fare, ma se no la fatica era enorme. Anche quando cominciò le macchine, poi ha visto. L'acqua in casa non sapeva. Se andava a prendere l'acqua fresca per i battitori a una certa distanza, insomma, era faticoso. Era piccolino, ma insomma. Senti una cosa, ma poi dopo quando col grano dove lo portavate? E dopo sì, si preparava, si ventava e poi si portava al mulino a macinare. Subito? Quasi subito. E c'era un mulino lì vicino. Di qua su Ricarda? Calda, sì, dove ora ce li trovi. Prima c'era il mulino. Quando c'è venuto un tazzo, sì. E poi si portava a casa, il pane si faceva in casa. Come la farina durava tutto l'inverno? No, perché era poco, si doveva dividere, quindi... E la farina era poca, finora ci durava. Ma si divideva col padrone. A quanto andava la... Ora io non me lo ricordo, ma poco. Cioè, Lui a poco andava, vero? La raccolta era piccola da noi. Cioè il padrone si prendeva... La sua parte che era... Ecco. Il padrone prendeva la sua parte. E quindi a noi ci bastava pochissimi, pochi mesi. Si seminava uno staio di grano, uno staio si doveva dare al padrone. E si divideva. Ha capito? E il resto si prendeva noi. Del ronco era così. Del ronco, ma noi si parlava del potere. Ah, del potere. Ma del ronco, il ronco non se lo faceva ognuno nel suo? No. Io per dirlo faccio sempre anche degli altri, perché non avevo i possessi, capito? E dopo quando si aveva fatto, per dire, io l'ho fatto qui dietro diversi anni, poi l'ho fatto qui. Per dire, lei ne seminava giustaia, quando dopo l'aveva battuto al padrone gli dava giustaia di grano. Gli dava. Che lo teneva per seme? Quello lo teneva per sé, no, la duprava lui, capito? Come il compenso, Come il compenso, sì. E rendeva al ronco, quanto rendeva? Faccia delle 5, 6 quando faccia bene, insomma. Questo l'ha fatto un po' di più, mi sa. Questo è bello, mi capisco, la terra posata è tutto un altro discorso. Invece una volta, appena che il bosco l'era ricresciuto, si rimetteva, la terra all'era piuttosto magra. Perché si metteva solo il grano, poi dopo si ripassava con qualcosa, patate? Il segale si metteva l'anno dopo, sì. Si metteva l'anno dopo nella steccia, così ci si metteva il segale. Senza far ronco però, senza bruciare? No, solo senza zappettato. Senza zappettato. Che strada facevate per arrivare, per andare a Siena? Che strada è? Si partiva da Carda la sera verso le 3, le 4, no? Si faceva la Badia, Santa Cimica, poi Po' Varco si scendeva giù e a San Giustino. Dopo si prendeva la Volta dei Gaioli e là. Quella strada lì si faceva.
che si arrivava a cena la mattina verso le 10, le 11. E lì vicino alla dove fanno il campo, le corse, no? E c'è una chiesa, c'era sette scali. Questa chiesa, sette scali. E si andava tutti lì. Poi veniva il fattore o il capoccia e sceglieva l'operaio. E se quello gli piaceva, insomma, c'era come schiavi, i vari schiavi. Hai capito? C'era quelli che non trovavano mica da lavorare, che presentavano un po' signorini, un po' così, che non trovavano mica. Come pagavano? Subito a fine? Sì, sì, dipende dalle giornate che si faceva. 10 giornate, 15, e ci davano 25.000 lire al giorno. Sì. No, non è possibile, 25.000 lire? Sì, 25.000 lire. E bussavano alla porta, no? Cantallodolo e capoccia, no? Bisognava alzarsi. Però si preparavano, come ti ho detto prima, l'ova, il vinsanto, biscotti fatti in casa. E dopo verso le 8, le 9 e portavo la colazione, prosciutto, salame e il vino, insomma c'era da mangiare abbondante. Bravissimo. Questa bilancia qui. Quando si va via ti fai qualcosa, ti diverti. Pastosa come farina, qui esce la farina, invece quell'altro grano esce parecchia crusta. Thank you.
La croce serve per vedere... Serve per vedere meglio la levitazione. E poi i nostri vecchi... M'è cascata la moglie nei fari, non so se la levo o se la ricopro, ma la cosa è andata così, ho deciso la voglio coprire. Se la levo, se la ricopro, ma la cosa è andata così, dammi la pala, la voglio coprire. La 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 col zucchero. Ma vai, non ce ne mette tanto che costa caro. Oh, ma ascoltami che io sono svitata, sa. Non dire svitata, perché dopo te ne si sente quando è dice, ma diceva che era svitata. Ti vi dà con la pannuccia, Francesca, tieni il tuo manico, ti viene? E lo tengo, sì, il manico, non aver paura. Madonna, guarda qua! Ma è bruciato. Madonna! Brucia via, te lo sposto! Oh, bello! Sposto! Della caccia occorre! Mettilo così, tanto tutti facevano, anche quello là! Sì, sì. Lievito bene così, il forno caldo... Questo qua! Io dico bene! Questo è un pane mondiale! Quello là! Magari me l'ha fatta la svelta e ne era ricaduto caldo, o l'era troppo caldo. Non lo conosco mica i forni di una volta, c'è mica punto di forni, qualcuno che la lascio per sé, ma se no... Queste qui le cotto sicuro, eh. Se sono cotte ti prelevi. Se lascia la farina, se lascia la farina, se lascia un fare, sì. Un pochino e le capi. Sì. Ancora no, ma... Etti come sono. No, ma ora ho detto, che ti l'ha? Allora lo rimetti qui dopo, poi gli ho fatto per fargli vedere. Quando il sol si mette il grano, trullalla, la rillalla, è nata una bambina con una rosa in mano. Non era paesana e nemmeno
la la. È nata in quel boschetto, vicino alla marina. È nata in quel boschetto, vicino alla marina. Vicino alla è più bello stare trullalla trullalla vicino alla marina, dove è più bello stare trullalla trullalla, si vede i bastimenti a galleggiare sul mare, si vede i bastimenti a galleggiare sul mare, per galleggiare sul mare le ci vogliono le barche petrullalla la rillalla. Per galleggiare sul mare le ci vogliono le barchette trullalla la rillalla, per far l'amor di sera ci vogliono le ragazzette, per far l'amor di sera le ragazzette, le ragazzette belle che all'amor non sanno fare trullalla la rillalla, le ragazzette belle che all'amor non sanno fare trullalla la rillalla. Noi altri boscaioli glielo faremo fare, noi altri boscaioli